Canter, cavaliere canterino, buongiorno, quanto tempo che non ci si sentiva! Dimmi, dimmi, no, non mi stai disturbando, stavo uscendo per girare il vlog. Come Ian Lloyd? Sì, lo so che ha lanciato il progetto Ostium, infatti devo parlarne proprio nel vlog di oggi. Ma come non ci credi? Ha detto che non ci crede. Guardate anche voi, cominciamo subito dopo la sigla. Oggi vi parlo di un canale YouTube che realizza delle piccole parodie animate, veramente molto simpatiche e molto gustose, ma soprattutto realizzate con una qualità eccellente. E la cosa che mi lascia basito sono i numeri vergognosamente bassi di questo canale, soprattutto in virtù della qualità presentata, visto che ci sono canali YouTube che realizzano animazioni con una qualità molto più bassa e hanno numeri nettamente superiori. Per cominciare, sto parlando di Ian Lloyd, lascio il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate e iscrivetevi subito al suo canale. Lui è veramente molto bravo e i suoi cortometraggi animati sono divertentissimi. Ha aperto il canale nel 2012 e da allora ha messo un sacco di lavoro nel realizzare non solo della roba divertente, ma soprattutto della roba originale. Non è il classico canale pieno di contenuti fotocopia, Ian ha un sacco di fantasia, è molto bravo in quello che realizza e realizza dei contenuti veramente molto gustosi. E per cominciare, per avere un'idea di che cosa sto parlando, innanzitutto vi voglio parlare della playlist E se si incontrassero, in cui Ian si chiede che comportamento avrebbero due personaggi famosi, non so, magari due personaggi di un film, di un romanzo fantasy, di un fumetto, due personaggi, uno di un fumetto e uno di un film, insomma due personaggi magari molto simili fra di loro, o magari molto diversi fra di loro, che cosa succederebbe se si incontrassero? E per darvi un'idea del contenuto di questa playlist, vi segnalo un video che ho trovato simpaticissimo. Nightmare incontra It, video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. E stiamo parlando di Freddy Krueger, il noto personaggio della saga di Nightmare, e di che cosa succederebbe se incontrasse e dovesse dialogare con il Pennywise del romanzo It di Stephen King. Secondo me è un confronto divertentissimo, proprio tutto da ridere, e non solo, date un'occhiata a tutta la playlist E se si incontrassero, perché merita veramente tantissimo. Inoltre, rimanendo sulle parodie animate, e volendo in qualche modo prendere un po' in giro tutte le top che ci sono su YouTube, perché non vedere una bella top 5? Una top 5 su un argomento leggermente datato adesso che sto girando questo video, perché ormai riguarda l'anno scorso, ma secondo me è un video ancora molto attuale e molto divertente. Infatti sto parlando di Pokémon GO parodia, video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata e non sottovalutatelo, perché è veramente molto simpatico. È un modo di raccontarci quali benefici e quali modifiche alla vita degli uomini ha portato Pokémon GO. L'ho trovato divertentissimo. Insomma, lui è Ian Lloyd, è molto bravo, andate, iscrivetevi al suo canale, andate a mostrare un po' di stima per un creator italiano veramente meritevole, e parliamo dell'argomento del giorno, che è un progetto del buon Ian. Sto parlando di Ostium. Ostium è un cartone animato fantasy interamente originale, che in questo caso però non è una parodia, è un racconto che vuole portare più o meno la stessa atmosfera di, non so, Nightmare Before Christmas o La sposa cadavere, o la stessa atmosfera che si respira magari nella saga di Harry Potter. Però, come ripeto, una cosa originale, non una semplice fotocopia delle opere che vuole richiamare. È un progetto che secondo me ha grandissime potenzialità, e le grandissime potenzialità le si vedono nella qualità dei contenuti che realizza Ian, e soprattutto nella qualità del piccolo trailer che ha rilasciato,
che prima di continuare a parlare vi lascio linkato anche quello sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata, capirete un po' qual è l'impegno che Ian deve mettere in questo progetto. Anche perché io sono sicuro che è un progetto molto promettente, però visti i numeri che sta regalando YouTube al suo canale come creator in questo periodo, obiettivamente vuole capire se c'è un interesse in questo progetto, e sinceramente come utente di YouTube mi sento piuttosto colpito dal fatto che molti contenuti frivoli riescano ad avere grandissimo successo, mentre tantissimi contenuti veramente meritevoli e ben fatti, soprattutto per essere contenuti realizzati qui in Italia, finiscano sepolti da montagne di video frivoli e stupidini. Secondo me questo è un progetto che ha grandissima potenzialità e che bisogna sostenere, un progetto italiano, e in fondo quello che Ian ci chiede è un sacrificio stupidissimo. Per capire se siamo interessati al suo progetto ha chiesto che il trailer raggiunga i 150 like. 150! Che sono una cifra vergognosamente bassa per un progetto così importante! E io non vorrei far arrivare semplicemente quel trailer a 150 like, ci terrei a far arrivare quel trailer ad almeno 1000 like. Mi piacerebbe se tutte le persone che sono iscritte al mio canale mettessero like a quel trailer, sarebbero già quasi 1200 like, ma purtroppo non tutte le persone che sono iscritte al mio canale vedono i miei video. Però io lo stesso dico che mi piacerebbe vedere che quel progetto, quel trailer, riuscisse a prendere 1000 e più like, a far vedere quanto crediamo tutti quanti in quel progetto, perché è un progetto veramente molto interessante. Ian ci chiede di sostenere questo progetto condividendo il trailer con l'hashtag #IanNeostiumMe. Io ci tengo tantissimo, come ripeto, vorrei tanto che questo progetto non solo venisse sostenuto, ma mi piacerebbe tantissimo che il trailer del progetto arrivasse non già a 150 like, ma almeno a 1000 like, per fargli vedere quanto ci teniamo tantissimo a questo progetto, perché è un progetto veramente molto interessante, soprattutto per essere un progetto italiano. Dobbiamo mostrare un po' di stima per chi è italiano e realizza delle cose così belle su YouTube. Bisogna far vedere che su YouTube ci sono delle vere e proprie perle, e non è il caso che rimangano sempre sommerse sotto i classici video frivoli. Quindi datemi una mano, condividete anche voi il trailer con i vostri amici, invitate anche i vostri amici a mettere like e a credere al progetto di Ian, utilizzate l'hashtag #IanNeostiumMe e condividete il progetto. Io sono Grizzly, e per oggi concludo qui, semplicemente con l'invito a credere a un progetto italiano, a credere che su YouTube sia possibile creare qualcosa che non sia un semplice contenuto frivolo, soprattutto a mostrare stima nei confronti di chi riesce a creare qualcosa di veramente eccezionale, qualcosa con una qualità incredibilmente elevata, perché è giusto che chi realizza questi lavori abbia il successo che si merita. Quindi di nuovo, correte a mi piaciare il trailer del progetto di Ian, io rilancio il suo hashtag e ci aggiungo 1000 like per Ostium. Crediamo tutti assieme in questo progetto, perché merita tantissimo. Bene ragazzi, io sono Grizzly, come sempre vi ringrazio per aver ascoltato le mie lucubrazioni sino in fondo, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, ma iscrivetevi anche al canale di Ian per migliorare ancora di più questo buon profumo di nuovo iscritto. Vi ricordo inoltre che se seguite anche il mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Detto questo, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!